Ecco qua Capito? il pick. Shadow Shaman. Shadow Shaman. Shadow Shaman, un pick che lui ha giocato molto un paio di patch fa. E che comunque lui sa sfruttare molto bene. Vediamo come se la cava Così Colin McCrone. scontato. Non l'ho mai visto giocarlo in vita mia, in tutti questi anni, quindi L'ha probabilmente l'avrà giocato, provato. mi ricordo, 2 giorni fa. No, dice Colin McCrone che non l'ha mai visto giocare. Ah. Thomas, Sì. abbastanza. È un buon pick, obiettivamente, nel senso ha un output di danno invidiabile, comunque un buon Sì, auto-attack, ha soprattutto una buona il spell. fulmine fa un danno spropositato. Vediamo se punta più a cercare di prendere la torre, magari. Forse vuole pushare più velocemente. Diamo di nuovo un occhio agli Colin, che è partito col suo estremo, un sacco di regen come al solito. Balsamo, 3 tango, 2 rami di ferro e 2 doppi pezzi per il nutrire. Ma sarà partito col suo solito doppio mantella, un solo balsamo, un fuoco fatato e doppio ramo. Questo può permettere a Thomas di vincere un trade early game, nel senso avere il fuoco fatato da tirare può permettergli di vincere l'1v1, però se Colin McCrone dovesse riuscire ad arretrare avendo più consumabili, potrebbe, nel senso, prendere il controllo. Thomas va ai ground, Cosa? si fa Un gassare po' di gratis. danno, sì. Taunt è nemico, attenzione. Taunt del nemico, non so, si fa smezzare. Buona scelta, però. Deve essere proprio confident in questo pick, Thomas. Troppo confidente, direi. Attenzione. Ecco, viene Partire punito. come da HP. Partire come da HP all'infuso non è bello. Report. Si scambiano versi di pollo. Diciamo che Thomas ha deciso di tradare degli HP per vincere, insomma, questo mind game, capito? Ha tauntato il nemico a costo di HP. Ottima Waistline scelta. abuse. Tanto vediamo che Thomas ha quasi recato i suoi HP. Alla fine la differenza è che Colin ha quasi recato il suo. Siamo lì. Due deny per Colimac e un deny on last hit per Thomas. Il range se lo assicurerà sicuramente Thompson di fulmine. Assicurato il range, purtroppo il fulmine non ha hittato anche Colimac, che era di fianco a. Di nuovo, vedo pochissima gente che cerca di pullare la propria linea sul range per cercare il denaro. Queste linee sono molto statiche, cioè manca proprio spesso e volentieri il controllo dei creep. Sei 4 per Thomas, 7-4 per Thomas. Ovviamente si vede che conosce meglio il tipo, la tipologia di attacco del suo eroe. Sì, è più abituato che con l'animazione. Thomas continua a usare il fulmine per assicurarsi il ranged. Scelta Appunto corretta. iniziato. Vediamo una scelta interessante di Golem, ma anche di prendere la battuta. Beh, comunque la bacchetta è sempre buona quando ci sono 3-4 spell da tirare in un solo game. Scelta sbagliata di Colin, ma comunque di Sì, alla usare fine mana. hanno il mana. Sì. Niente di fatto. Beh, se non avesse annullato le catene, secondo me l'avrebbe. Sì, la linea di creep stava arrivando, molto Sì. probabilmente Thomas si sarebbe trovato in mezzo alla linea di creep. E poi dall'altra parte Thomas non aveva mana e poi ha skillato su.
due livelli di shock. Cioè, tenendo il terzo punto da skillare. Penso che Max sia sempre la Q, probabilmente. Sì, sì, Max è sempre la Q, ma che è buono, cioè bene in mid. Se a livelli bassi fa un danno spropositato. Io comunque darei la pecora, perché non lo so, comunque... Sì, sì, infatti le catene le skillerei per niente. Maxerei esatto, un punto di catena tipo al 5, al 4, quello che è, per provare a usare quella ulti al 6. Non le skillerei per niente. Cioè, quando hai finito di maxare le altre due spell, allora... Magari le hai prese anche per se viene troppo range di torre. Beh, non penso che Thomas non penso... in questo momento si allungherà molto dopo aver perso il problema. Tanto una volta arrivata al Seiko Shadow Shaman, va benissimo tirare la pecora e poi lo intrappoli dentro la U. Senza le catene. Colin, ma che vantaggio con i deny? Fatti fare il Thomas cerca di risparmiare mana, giusto? Vediamo cosa si sta facendo portare Thomas. Una pozione e un talisman. Non ha ancora skillato. Comunque, 19-11 per Colimac, che ha recuperato tutti i deny possibili e immaginabili. Thompson è sotto di deny, non possiede più la steal. Colimac usa assolutissimamente la spell più intera del gioco in questo momento. Sì, aveva senso usarla se avesse avuto qualche clip. Un vantaggio di almeno un paio di clip, esatto. È solo uno spreco di mana, non so cosa. Adesso invece ha preso l'ex. Io qua fossi stato Colimac sarei andato per il tentativo. Thomas era di fronte a un'intera linea di creep. Colimac ha off cooldown sia la precura che la catena. Adesso. O se la gioca secondo me dovrebbe andare al vantaggio di un livello. Esatto, Thomas non può rispondere. Aspettare, è inutile anche aspettare che Thomas faccia alzare. Dovrebbe. Vediamo. No. Non si fida, la paura costante sempre in Colimac che gli impedisce di sfruttare questo vantaggio che comunque è bravo a buildare. Buono. Ha deciso di tenersi in mano. E si assicura un altro milione di last hit con queste ward. E pusherà anche la torre, obiettivamente, però Thompson non ho capito perché ha deciso di tenersi punti Thompson. Perché intanto non nel senso non... Lo so, però in questo caso se avesse avuto... No, avrebbe avuto niente, aveva già perso il 75% di vita prima del scendere delle wards. Non doveva essere... Sta giocando molto sulla paura che ha Colimac di lui, diciamo. Solo che Colimac non è proprio stupido, come diciamo così. Cioè, quando una volta che l'avesse perso il 75% di vita, i tiri, tutto quello che c'è in barra e... win. Vediamo adesso che ha preso la ult, skillerai questo il control e cercherai di andare per anche lui per una kill o per un push di torre o qualcosa del genere. Push di torre è molto improbabile con la ulti di prima. Io so che Colimac mancano 30 secondi per avere la ulti di nuovo e forse Thompson dovrebbe fare una mossa adesso. O cercare di sfruttare la sua ulti per...
per degnare magari un eventuale ulti di Kolimak facendo attaccare le sue ward, le ward avversarie. Ricordiamo che, come al solito, chi prende il Frost Blood ha sempre il vantaggio del poter giocare aggressivo, cosa che non ha chi lo subisce. Cioè, tu puoi sbagliare un'altra volta, mentre chi l'ha subito Esatto. non può sbagliare. Ecco Thomas, ward. Vediamo se Thomas Va controlla le bene. ward per uscire. Niente. Niente, aveva la stink. 2-0 per il Dici Kalimak. carico. Dici carico. E anche questa serie finisce qui. Poco da commentare. Molto standard. La steat buildati meglio da Kalimak. Gli hanno permesso di avere più item e comunque di giocare meglio. Thomas ha preso sotto gamba il player avversario che comunque conosce il mid. E questo gli è costato il game. Poco da fare. Primo pick che Un po' di Thomas non tutto. conosceva, per cui.